bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però. Magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa. E proprio quando piove tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo. Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot. Che ho preparato, l'ho letto più volte ma la conosco a memoria. Una poesia bellissima, si intitola A Preta. Tu sei una preta, usai, non tiene cuore, se fredda, se rascosa, se pezzuta, se misa per sta sotto le calamite, se fatta sulle per struppiare. Tu sei una preta, usai, non tiene cuore, se come la terra nostra che è gnummosa, se come la lingua nostra che è scherdosa, se fatta sulle per far annà. Eppure, che te teni dallo cuore, perché sei nato a dove ognuno è nato, perché ingeriste a dove ognuno muore, figlio tu, preta, pottene il calore. Adesso chiamerei... Valorizzare la nostra arte per valorizzare il nostro dialetto lago negrese, che comprende tutti i dialetti del circondario e dell'area sud della Basilicata. Un grande grazie ai coordinatori Salvatore Lovoi alla mia destra e il nostro amico Luciano Magnanimo, agli ospiti intervenuti e a tante associazioni che ne hanno fatto parte, sono arrivati dalla vicina Puglia, Calabria, Campania e Cogliandrino, abbiamo gli ospiti del Corrente. Un applauso a loro che hanno fatto la vita stamattina a campare. Laurea superiore. E quello che diceva Luciano prima a proposito del grande lavoro che sta facendo la professoressa Del Puente all'Università degli Studi della Basilicata con il progetto ALBA, che vuol dire Atlante Linguistico della Basilicata, è un lavoro che dobbiamo tutti quanti sostenere, nonostante qualche volta si tenti di mettere il bastone tra le ruote. Dobbiamo sostenerlo perché è necessario trasmettere la nostra identità alle generazioni dopo di noi, e io credo che la nostra sia l'ultima generazione che possa fare questo. I figli nostri e i figli dei nostri figli io credo che non potranno più farlo, quindi abbiamo un compito importante, e il lavoro della professoressa Del Puente insieme con il suo team all'Università di Basilicata è fondamentale, perché lei, tra le altre tantissime cose nel suo lavoro, ha ideato questo ADL, che come diceva Luciano è l'alfabeto dei dialetti lucani, che trasforma i fonemi, molte volte difficili da pronunciare e difficili da trascrivere, in grafemi. Soprattutto per quanto riguarda il vocalismo i problemi sono davvero tanti, però è fondamentale, se qualcuno di voi nutre questa passione, che si apprenda questo modo di scrivere, perché soltanto documentando avremo la possibilità, come nella grande letteratura italiana o nella letteratura di tanti altri paesi, soltanto con la trascrizione, con la documentazione si può tramandare. Grazie.